benvenuti a Calici di Stelle 2013. È una Puglia che resiste, è uno spremuto che dice tanta tradizione, tanta identità, ma anche tanta innovazione. Sì, continuiamo ad avere un risultato importante anche soprattutto del nostro sistema turistico grazie ai nostri prodotti che in questo momento continuano a raccontare che cos'è la nostra Puglia. E il nostro vino ormai ha raggiunto una qualità tale da essere appunto attenzionato in giro per il mondo e giornate, serate come queste è la dimostrazione di come ancora l'enogastronomia riesce ad attrarre interesse e soprattutto anche turismo. È una fase storica particolare nella quale il nostro vino non solo ha conquistato protagonismo, ma è traino dell'economia, è traino dell'attrazione turistica, è diventato il biglietto da visita che sognavamo, e questo grazie ad un lavoro straordinario che i produttori stanno realizzando in questi anni e che stanno continuando a condividere anche con le istituzioni. E su questa nostra identità aver inserito tanta innovazione di processo, di prodotto. Se pensiamo che quest'anno una bollicina pugliese ha preso l'Oscar delle bollicine in Italia, significa che abbiamo saputo tenere dentro ad un processo intelligente innovazione e tradizione, e questa tradizione è diventato il modo per poterci difendere da una concorrenza che è sempre più spietata. Questa edizione la rifacciamo a Copertino, una città molto importante, interessante soprattutto dal punto di vista vitivinicolo, che raccoglie le eccellenze dell'enologia in Puglia, cantine salentine, della Daunia, del Tarantino.